Se muso pro paese di Pitretubi, chi già in due a Piromagni e un porcadio in piena tombera teso bestie, andaremo dunque a trovarlo in gira a Isoporci, i belli tetti grazie a una bella stagione di Yande di Castagne e poi dopo andaremo a trovarlo in tracce di trasforma appena a Zoroba Burcina. Piero, buongiorno. Buongiorno. Allora, bon, siamo qui a Nantes per la trasportazione, siete a un po' di Castagne. Parlavo a stagione, siamo a principio, ma come si passa? Si passa bene, papà. Ma sapete, le stagioni sono soprattutto buone quando vola prontetti. Non mica aspettare che le gaschini da uccelli. E come si approntano? Si approntano, travagliando uso terreno, hanno quindi su castagne. Quest'anno è vero, siamo appena aiutati per l'annata di Andi che c'è, che stiamo a Andi all'ingrosso. E ci aiuta bene, verità. E come va allora? Avete cominciato a tombare in questa giornata? Abbiamo cominciato a tombare dopo i principi di novembre. E perché è novembre? Di regola è cominciato anche prima? No? Comincia anche prima, i stagioni non so più ciò che dire, non c'è più abbastanza vetro per tombare a pomaticcio. Soprattutto la gente non ha più volontà di mangiare roba a porcino quando c'è caldo. Quanto ne ispirate a tombare quest'anno? Come tutti gli anni, da 95 a 100 porchi. E chi sono le difficoltà per tenere diciamo, il suo ritmo annuale? Come tenete? Tengo come tu si tieni in ogni esportazione, accoppendo di Europa. E mica altro a fare, dopo c'è cioè, un ritmo perché è un livello minimo per poter campare. È una scelta, non è mica una difficoltà. Difficoltà non c'è nemica, basta avere la volontà. Siete solo? Sono solo, io. Come... taglio di nuovo gli ouvrieri che mi aiutano, taglio gli ouvrieri che sono con me per aiutarmi. Si spera sempre di crescere appena perché lo sviluppo è di crescere. Taglio il pecore, taglio anche la bucatura, taglio la lieve, boh, c'è tutto, è un mestiere. E per vende, come fate? Boh, vendo in particolare, taglio di nuovo, vendo in quei commerci, in paese e fuori del paese. E poi vendo direttamente alla tela del travaglio. In un paese siamo andato un passaggio che è sempre stato un passaggio commerciale. Boh, ma abbiamo visto appena i porci, wow, e mi farà a trasformare appena, a fare i salcicetti. I vigatiti. E i vigatiti. Qui però fate i salcicetti. Qui sono salsicetti. E come fatelo? Chi ha il ricetto per fare il salsicetto? Il salsicetto è soprattutto un coagare da panzetta. E dopo è macinata e salita e impiorata. Nudo di più. Nudo di più. Per un vegatedo è lo stesso, ma un vegatedo non è mica la stessa gara. Sono soprattutto i rurati, uori, un po' di gara dolce e di gara un po' sanguinosa. E dopo un vegatino in più devo usare il pelo giusto con un po' d'aglia e un po' di vino rosso. Dopo sono sempre gli stessi gesti, è meccanica l'affare. Questo mestiere di porcato, non l'ho tambato, vostro papà, vostra mamma, di famiglia? Di famiglia, sì, ci sono sempre stati porcati in famiglia. E poi dopo è stato un po' di passione. L'avete sempre? L'avete sempre, per le ricette, per la meccanica di gesti, sempre gli stessi, fino all'attività. Ma è un tutto, parte bon, dall'addio, è un tutto, non è mica solamente un fatto di... Quindi siamo a Venezione finalmente. Sono mestieri che devo fare 3-4 mestieri in uno stesso. E cioè questa porcaglia, cioè questa... contabile, cioè gestionario, cioè agricoltore. Cioè occuparsi di so piante e di so castagni, e poi cioè commerciale perché c'è andare a venda, e cioè un cusciere certe volte per andare con i suoi soldi. Lo so parecchi mestieri in uno. Thank you.
Thank you.